Ciao a tutti, altro video di spacchettamento di un uovo di Pasqua, che è questo qui, che ho dovuto fare un'impalcatura per farvelo vedere perché è veramente grande. È l'uovo di Pasqua che ha ricevuto mio moroso al lavoro, fortunato lui perché da me non lo danno. E non è chiaramente tra quelli di marca che si trovano al supermercato, io non l'ho mai visto. Ci sono due sorprese all'interno, è il cioccolato al latte, che mi sono raccomandata di prenderlo al latte perché il fondente a me non piace, ed è della marca Giampaoli, non conosco sta marca, ed è da mezzo chilo, quindi si vede che è enorme. E ci sono due sorprese all'interno, quindi sono super curiosa, immagino ci siano le solite cavolate. Comunque andiamo ad aprirlo. Addirittura qui hanno messo un gancio di ferro. Eccolo qua. Bello grande, vediamo un po' se riesco ad aprire senza spaccarlo. Ok, abbiamo una busta, oddio, in questa busta c'è questa, adesso aspettate che la apro, questo fermacarta, eccolo qua, con il paperino enorme, carino, dai. Andiamo ad aprirlo per curiosità. Ok, dovrebbe essere a calamita forse, vediamo un po', ce l'ho qui. Qui la mia vetrinetta, e sì, è a calamita, c'è la calamita, quindi può essere anche carino, ce lo attacco qui con qualche foglio, qualche nota, quindi tutto sommato è utile. E poi oltre a questo un'altra cosuccia, vediamo un po', questo qui, sì, un coniglietto, un tigrotto e un altro coniglietto, non so cosa siano. Sono carini comunque, adesso vedo di aprirne uno per capire che cavolo sono. Allora, è gnommi, dei gnommi, dei gommi, ah, la gomma, sono delle gomme, dei gommi funny, quindi sono delle gommine, ah, ecco, ecco, adesso ho capito, vi faccio vedere. Prendo una mia penna, una matita, quindi ad esempio abbiamo questo coniglietto che è tutto appunto fatto in gomma, quindi servirebbe per cancellare, ma è un peccato, e qui sotto c'è il buco per inserire. Non si riesce a inserire, però in teoria l'ho già spaccato, benissimo, sarebbe così, mi si è rotto il pantaloncino, però va bene. Quindi sono questi qui, gli gnommi gammi, quindi vuol dire che dentro queste uova di Pasqua ci sono cose tra virgolette da ufficio, ci saranno penne, gomme,
fermare di vario. Però dai, sono carini, sono cucciosi, sicuramente adatti per i bambini. Però io sono bimba dentro per le uova di Pasqua, quindi mi piacciono lo stesso. Ok, sentiamo un po' quest'uovo. Che vuoi fare la cioccolata buona? Buonissimo. Preferisco quello della Linde. Però la cioccolata Linde è imbattibile, o meglio, il numero uno ce l'avrà sempre il Kinder per me. Al secondo posto la Linde. Questo è normale cioccolato al latte, comunque per essere presumo una qualche sottomarca è molto buono. Niente, questo è tutto, ci vediamo presto con un altro spacchettamento, penso ormai dell'ultimo uovo, a meno che non me ne arrivi qualcuno in regalo, ma presumo di no. Ciao!